Uno completo italiano da solo aiuti per tutto il mondo. Capodanno 0101-2022. Il mio sito www.gesulalucedelmondo.it troverete tutto: salute e ricchezza materiale e spirituale, tutto alla gloria di Dio. Buona giornata a tutti. Desidero fare una piccola preghiera di informazione che faccio sempre se qualcuno rivela e sente solletico nel viso, nelle braccia, nelle spalle, nelle gambe. Tutto questo lo avvertite perché avete delle distonie. Queste distonie sono la vostra futura malattia. Perciò se avvertite solletico, datevi una spinta e proseguite questo cammino di farvi questi massaggi personali, o ve li fate fare da qualcuno che mi ha capito come farli bene. Adesso inginocchiamoci davanti la presenza del Signore ai piedi di Gesù. Portiamo tutto ai piedi di Gesù, palesando e trasferendo tutto a Cristo Gesù. Il profilo del bene e della vita eterna. Vogliamo portare tutto quello che a noi ci disturba, inquietudine, malattie, distonie, tutto quello che ci ha portato al dolore, alla malattia, alla depressione. Padre, li portiamo a te, li raccogliamo con le nostre mani, sia all'esterno che all'interno, li prendiamo e li buttiamo davanti ai piedi di Gesù. Adesso entriamo dalla bocca, adesso ci sdoppiamo spiritualmente e proseguendo fino all'interno, estorcendo tutto il dolore esistente, le difficoltà, le malattie, facendoli fuoriuscire con il pensiero spirituale, buttandoli ai piedi di Gesù, sia ai piedi di Gesù, visualizzando i piedi di Gesù. Ricordatevi che come li buttate, in qualunque modo li buttate ai piedi di Gesù, lui Gesù male non se ne fa, sta aspettando voi che li buttate ai suoi piedi per portarli lui a nostro Padre Celeste. Adesso preghiamo e lodiamo Dio. Padre Celeste, Dio d'amore, benedici questa umanità, benedici chiunque in questo momento sta cercando di liberarsi da qualsiasi male, tumore, sciatica, dolori nelle spalle, nelle braccia, in tutto il corpo. Signore, benedici tutta l'umanità che possono trovare la gioia che in Cristo Gesù. Signore, ancora benedici me, la mia casa, la mia famiglia, benedici tutti quelli che in questo momento stanno adoperandosi per la tua gloria. Grazie Padre, nel nome di Cristo Gesù, che tu lo hai benedetto in eterno. Amen. Il Signore sia con tutti noi. Grazie a Dio che ci benedice ancora oggi. Volevo presentare ancora il massaggio con il bastone a misura di quello che noi vogliamo, sia quello medio sia quello piccolo a mano,
Come avevo fatto notare altre volte, dove c'è dolore, pressare con tutta la vostra forza, decisamente monitorare, controllare, dopo il controllo dire che quando sente molto dolore voi pressate di meno finché il dolore diminuisca normale dopo 4 secondi. Il dolore dovrebbe diminuire in tutto il punto che state pressando il corpo, ovunque, nel cuore, nei polmoni, comunque nello stomaco, nel punto sentite. Lo stomaco, la digestione, e allora sentite il dolore, pressate con tutta la vostra forza con questo bastoncino, e dopo 4 secondi che cosa succede? Succede che il cibo mangiato passa oltre la vescica, ovunque si trova, e va nel passo della digestione. Invece, dove ci sono dolori nelle vene che portano l'ossigeno ai muscoli o alle ossa, succede che con la digitopressione che facciamo noi blocchiamo la vena per 4 secondi al punto che il cuore pompa più forte il sangue per far arrivare ossigeno oltre il punto bloccato, così che avviene come le pompe che spruzzano in alto il cemento armato. Avete presente quando si fanno le armature di cemento armato con la pompa che spruzza il cemento a qualsiasi altezza che il pompista dà una designata pressione, così e nel cuore pompa sempre più forte, finché arriva a destinazione designata, dove l'uomo mettere in atto la pressione, il cuore mette in atto la pressione per sbloccare quella vena. Ecco, questo bastoncino piccolo può preservare quando vuole essere tascabile. Io lo porto in tasca, nelle possibilità dovrei fare qualche massaggio a qualcuno durante la strada o cammino, e dove sono durante il giorno porto uno anche in macchina di riserva, e poi siccome bastone uso anche il mio gomito, a volte lo faccio con il gomito. Passando il mio gomito, vedete, passando il gomito, fermandosi con il gomito 4 secondi dove c'è il dolore e togliendolo dopo 4 secondi il dolore diminuisce. Oggi questo bastoncino con una parte più grossa ho messo la spugna con un nastro adesivo uguale quello che voi volete, nastro adesivo bianco, rosso, verde, non è importante, questo attutisce l'impatto del dolore per la prima volta quando si ha molto dolore e il corpo non è abituato. Io sono abituato ormai, posso buttarlo anche con questa punta che c'è qua, vedete, molto appuntito. Lo faccio vedere, vedete, molto appuntito, e io sopra questo posso pressare più forte per vedere meglio. Sono qui a cavallo sotto il ginocchio e sono sopra il bastone con il peso in equilibrio. Se c'è dolore lui va via il dolore sotto il ginocchio, e questo bastone fa da digital pressione, come il titolo attesta.
gomito o qualsiasi altra cosa, addirittura potete con la faccia sul bastone farvi salire i piedi di vostra moglie, di vostro marito sopra la parte dolorante nelle spalle, nelle braccia, nelle cosce, nei piedi polpacci. Comunque potete passare la persona sì nelle prime volte l'impatto, non rischiare troppo, fare piano pianino e dicendo alla persona se sente dolore. Se sì e se forte pressare piano del peso, non sovraccaricare tutto il peso vostro marito sopra, attenzione ogni cosa sia fatta con la massima accuratezza, sì attenzione perché a volte il corpo di una persona può essere debole e non può resistere al peso di una persona sopra, perché grossa o pesante. Praticare in persona a persona dipende il suo corpo e la resistenza in senso, nel senso che non ha fatto mai ginnastica, non ha camminato molto, non ha fatto sforzi di nuotare in mare quando c'è l'estate, non ha fatto passi di camminare, di praticare sport, il suo corpo ha dato che non fa movimenti, porta alla morte, il corpo decade alla distruzione di se stesso, è così che l'uomo invecchia. Ecco perché la donna invecchia prima dei suoi giorni, perché si è abbandonata il suo corpo a se stesso, alla morte. Oggi si è scoperto, diciamolo, si è scoperto da molto tempo che si è scoperto questa azione, che il corpo che è allenato si mantiene forte alla resistenza, alla giovinezza e a tutto. Oggi come oggi lo sport è vita. Oggi come oggi tutto quello di ginnastica è vita. Oggi come oggi la digital pressione è vita. Così la digitopressione, digitando nei punti vicino la fronte e le orecchie, a volte digitale. Da qui ne sono la del lato sinistro, previene la cura del mal di testa. Digitando così a girare. Vedete, poi ci sono più alla radice del naso che avvengono cose che voi magari secondo tempo potrete capire, adesso non potete capire perché si liberano nuovi canali che prima non si conoscevano, la mente e con gli occhi. Ecco perché vi dico, il nostro corpo è una fonte divina, perché divina, perché Dio ci ha creato come Lui a sua immagine e siamo noi che lo trascuriamo. Siamo noi che andiamo trascurando, siamo noi che perdiamo la vista. Siamo noi che perdiamo la forza, siamo noi che perdiamo la memoria. Perché si perde la memoria? Perché non facciamo quello che dobbiamo, mantenere la nostra mente attiva con cose, con esercizi mentali. Esercizi di evoluzione, esercizi che mantengono tutte le cellule del cervello in esecuzione, mantenendo questi enzimi,
queste cellule del cervello in esecuzione avviene la nuova vita nel cervello perché le cellule si autoringiovaniscono, le cellule diventano sempre più forti, più potenti, hanno più memoria e fin qui ci siamo. Ora volevo presentare ancora che cosa è lo schienario. L'ho presentato ultimamente, questo è lo stesso passaggio primo, secondo e terzo. Quando uno inizia a cominciare dal primo passaggio presente, questo è il primo passaggio, mi metto qua così lo vedete, questa sbarra deve andare qua nel primo passaggio, che così la curva diventa più piccola e la schiena non rischia niente. Poi, quando la schiena comincia già a fissarsi e non sente molto dolore, si passa al secondo passaggio. Quando dopo giorni che la schiena va bene, si passa al prossimo stesso passaggio, che sarebbe questo, l'ultimo passaggio. Io con questo ho addrizzato la mia schiena e guarita. Immaginate, avevo la cervicale, ho guarito il male che avevo in una costola che mi faceva male sia di che anche dietro, guarito anche il braccio, che stava perdendo la forza dei muscoli, si stavano indebolendo, e con questo schienale e con la digital pressione e con questo passaggio che io ho mostrato altre volte, e lo schienale che ho costruito io con dei bastoncini e la rete, sono bastoncini tagliati a misura, tagliati a 2 centimetri, volevo tagliare 1,5 centimetri, voi li potete tagliare quanto volete, incollateli con il silicone e mettete la rete sopra dei giornali per non avere contatto diretto con il pavimento, però vi ho fatto vedere altre volte e adesso presentiamo all'opera. Si rischia grande che il schienale è piccolo. Questi schienali hanno successo su di me perché non solo questo, dovrò principalmente l'amore e la grazia di Dio. Prima prego il Signore mi illumina, mi aiuta e mi sostiene, perché adoperare queste attrezzature per la salute, se non si è prima la richiesta, vogliamo prima pregare prima che iniziamo questo travaglio di presentazione di questo 2 schienali e bastoni in anche il materasso, che il piccolo che dà stimolazione sono delle palline che stimolano in tutte le parti del corpo. Io ogni giorno mi faccio un massaggio di 15 minuti di massaggio con il materasso elettrico vibrante, che anche manda delle vibrazioni, sono delle palline nel materasso una vicino all'altro che mandano vibrazione, come se siete coricati in questo materassino per 15 minuti, come se vi trovate sopra una moto o sopra un carro vibrante, oppure sopra l'aereo che è in agitazione, che vi vedete. Queste sono le impressioni che vi do, tutto il corpo, tutti i vostri muscoli, di che? Come se tutti gli ormoni muscoli,
Travagliano non se come in uno stato di spavento e a volte anche manda che sia la vibrazione del Signore quello scatto psicologico che non appena dice il Signore ritorna a vivere tu passerai positivo perché già il comando è riconosciuto dal nostro corpo dalla mente a al nostro inconscio passa positivo e come infatti il mio collo la mia cervicale è agevolata la mia schiena è guarita completamente le mie braccia sono guariti completamente sono tutti in travaglio una possibilità di tranquillità. Soprattutto perché ho pregato e vogliamo pregare anche noi adesso incominciamo venite dietro a me nella preghiera. Faccio presente che nella preghiera io porto tutto ai piedi di Gesù come si fa a immaginare i piedi di Gesù davanti a me o ad occhi chiusi o ad occhi aperti portare tutto il materiale organi malati che ci disturbano ai piedi di Gesù perché ai piedi di Gesù perché tutto ciò che portiamo ai piedi di Gesù lui li accoglie e li porta a nostro Padre Celeste, dove nostro Padre Celeste li purifica. Li guarisce se c'è qualcosa che non va li ricambia a nuovo e ci mette degli organi nuovi perché ci vuole rinnovare giorno dopo giorno. Quando noi chiediamo a Dio, lui ci rinnova come vedete i cambiamenti che ho ricevuto nel viso, nel corpo, nell'anima, nello spirito, nelle braccia e nelle spalle. Perché io ho ricevuto il ringhiovamento dei capelli come vedete i miei capelli stanno affiorando mi avvicino per farvi notare vedete ci sono già alcuni capelli neri che stanno affiorando così vicino stanno affiorando avrò una chioma come quando avevo 20 anni questa promessa che mi ha fatto il Signore che oggi poco mi interessa. Ma so che se il Signore ha fatto un miracolo e infine adesso ne farà ancora maggiori di quelli che mi ha fatto a me i vostri sopraggiungerà quel miracolo che sto chiedendo. Miracoli per te sì per te che stai guardando questo video per te che sei all'oscuro dell'amore di Dio. Perché non è che esiste un Dio così grande che fa miracoli a chi gli richiede se tu non hai creduto oggi sicuramente crederai domani quando mi vedrai tra i vecchi video che avevo prima mi vedi senza capelli come quelli di prima mi vedrai quei capelli neri da giovane e con molti cambiamenti piccole evoluzione dello spirito e con evoluzione del cambiamento della mia personalità. L'evoluzione del cambiamento dei miei figli della famiglia nessuno ancora è convertito a Gesù. Ma il Signore mi ha promesso che per rispetto mio delle mie preghiere, anche loro saranno agevolati ma non salvati se mai daranno il cuore a Gesù.
Loro stanno vedendo le mie testimonianze, loro presto si convertiranno da soli con i loro occhi i miei cambiamenti di ciò che Dio fa per me. Adesso preghiamo Padre Santo nel nome di Cristo Gesù, veniamo qui davanti ai piedi del tuo figliolo Gesù per portare tutti i nostri problemi, le nostre malattie, svuotiamo ai piedi di Gesù, anche quelli interni. Entriamo per la bocca, entriamo nell'interno, nel nostro corpo, fino a dove c'è la nostra malattia o distonia, la prendiamo in mano, la malattia afferriamo con la mano, la tiriamo fuori e la buttiamo ai piedi di Gesù. Qualsiasi cosa, tumore, sciatica, male della schiena, qualsiasi cosa che ci assilla e ci fa male, la tiriamo fuori e la buttiamo ai piedi di Gesù. Tutti voi in questa stimolazione prendete in mano, mentre pregate con le vostre mani, sì nella vostra mano, e buttandolo ai piedi di Gesù. Padre Santo, dona forza a tutti coloro che stanno iniziando a pregare per una guarigione per la loro salute. Padre, ti chiedo di benedire ed aiutare e sostenere tutti quelli che possono anche loro iniziare a comprendere come pregarti, come lodarti con tutto il cuore. Padre, in questo momento nel nome del tuo figliolo ti chiediamo di benedire tutta l'umanità. Padre, benedici ancora tutti i bambini, gli anziani, benedici tutti gli ammalati del tuo popolo, benedici ancora quelli che sono in coma, Padre, che possono svegliarsi tutti e ritornare nella realtà. Aiuta e sostieni a tutti e portaci avanti. Grazie per questo, Signore. Padre, aiuta i miei amici, tutti coloro che sono ancora vicino in contatto con me. Grazie, Padre. Ti ringrazio nel nome di Cristo Gesù, benedetto in eterno. Amen. Come avete visto, abbiamo pregato questa preghiera che il Signore accetta con tutto il cuore. Tutto è compiuto, perché mentre preghiamo noi siamo davanti al suo cospetto, davanti a Gesù, stando davanti alla sua presenza, davanti al Tempio Santo. Ecco perché bisogna pregare così per avere misericordia. A volte qualcuno mi dice: Angelo Piccone, ma io ho tanto pregato, ma non ho mai avuto nessun aiuto. Ecco perché adesso comprendi che avrai aiuto se pregherai in questo modo, perché tu stai pregando, stai visualizzando il male, sia vicino che sia anche lontano, che sia vicino con grandi dolori doloranti, proprio il tuo problema. Tu lo stai visualizzando, il tuo male lo stai prendendo con la tua mano, immagine i piedi di Gesù, lo stai buttando il tuo male sia all'interno che all'esterno di te. Già se lo puoi il male da solo o da sola, hai capito, il Signore con la sua azione cambia i tuoi organi, cambia tutto ciò che
hai bisogno di cambiare il tuo corpo con la preghiera che hai fatto, lui ti illumina il tuo cammino con la preghiera benedetta da Dio e da Gesù viene. Adesso ritorniamo al nostro esercizio schienale, abbasso il quadro. Mentre cominciamo io lo uso a massimo il terzo livello, il più alto, perché già ormai sono abituato. La mia schiena è già dritta, guarita, non perdiamo tempo. Questa è una spugna in dotazione con lo schienale della colonna vertebrale che con questi pizzi di 3 mm, quasi per questi pizzi fanno la digitopressione. I nostri muscoli, le nostre spalle in un modo che noi ci mettiamo su come il bastone più grosso, più piccolo. Questi sono tutti uno vicino all'altro, fanno la stessa cosa. Come siamo, si vede la micorico, così micorico sopra questo schienale, sia come vedete micorico sopra. Proprio per questo è il sistema di guarigione delle spalle, delle braccia, di tutto ciò che abbiamo bisogno. Vi presento ancora, e quando vi appoggiate in questo schienale dovete schiacciare con tutta la vostra forza, se avete dolore forte schiacciare di meno finché il dolore dopo 4 secondi scompare, diminuisce. Quando vedete che il dolore va diminuendo, voi schiacciare di più in parti del corpo, nelle braccia, delle spalle, dappertutto, nella nuca cervicale. Ovunque avete dei colori schiacciate sempre più forte. Se potete resistere il dolore più schiacciare prima guarite, questo è mio suggerimento, più si schiaccia più prima guarisce la persona. Se quella persona non vuole soffrire per questi dolori che avverte mentre schiaccia, la vostra malattia che vi porterà alla morte, scusate che vi dico queste cose, allora il corpo si deve tenere sempre martellato, e il corpo che ogni giorno martellato con qualsiasi mensa, addirittura lavorando con il motopico per la vibrazione delle braccia, lo accendo e lodo Dio. Mentre vibra, perché fa vibrare tutte le mie braccia, la schiena, le spalle e il cervello, tutto il nostro corpo viene vibrato, anche questo metodo. A volte prendere il motopico, se ne avete uno lo accendete e spaccare pietre fuori dove volete. Se non lavorate spaccare le pietre fuori, e comprendete cosa vuol dire lavoro di pressione in vibrazione digitopressione. Adesso abbasso di nuovo lo schienale e lo mette su questo lato destro, e mentre sono così io al mio braccio. Vedete passare la mano, lo alzo così 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 in alto per Gesù, e oggi lo giro così, giro 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 tutte, perché le mani girano, poi lavora sopra quelle punte che ha fatto vedere lo schienale e guariscono da sistemare quando siete in questa situazione.
Se c'è qualcuno che si sente legato, le si deve fare con la chiroterapia, sì, perché per avviare a questi metodi sì, ora solo se dico di passare avete sì passare, e perché siete in incrostati, ci sono muscoli bloccati, questa pace devo arrivare. Perché era di giocare, si terrà così, capite? Hai capito? Le braccia devono arrivare fino a terra. Per fare questo c'è bisogno un'altra persona che vi aiuta, ogni riga di pesi nelle mani che con il peso scendono, o la persona di abbassando le braccia. Piano piano. Senza sforzarvi con l'ordine vostro, oppure dire abbassare un pochettino e stando fermo in quella situazione. Il muscolo si stira dopo 4 secondi, il cuore pompa il sangue sul muscolo e quel muscolo si stira fino che arriva all'origine quando eravate giovane. Hai capito? Tutti i muscoli vengono in travaglio uitimo, come vengono addirittura guariti e portati all'esistenza di una volta, alla creazione che il Signore vi ha fatto nascere nel grembo di vostra madre dicendovi. Questo perché tornate indietro nel tempo. Quando eravate in salute perfetta che siete nati, ora non voglio subito portarvi nel grembo materno. Piano piano vi ci porterò con la regressione del tempo, piano piano io vi ci porterò a farvi sentire dentro il grembo di vostra madre, si sentirete i battiti concreti, battiti che tu insisti a dire ma è possibile, sì con la regressione è possibile. Ma questo lo faremo piano piano, lo faremo in un filmato dopo filmato training. Il beneficio di una confidenza di fede tra Dio e Gesù, capite? Quando la persona prende confidenza, lo stimolo prende coraggio. Prende tutto per buono, tutto, e dice amen, alleluia, ed il Padre Onnipotente, perché te lo assimila come parte. Questo è il motto di questo pomeriggio, di questo primo giorno dell'anno, l'ho scartato questo primo giorno dell'anno per dare vita a questo indizio. Questo beneficio apre il mondo intero. Quest'anno però vi prometto nell'amore della grazia di Dio e Gesù che vi porterò in regressione dentro il grembo di vostra madre con la spiritualità e vi farò sentire anche i battiti del cuore di vostra madre. Credi a questo, inizia ora, adoperiamo ancora quest'altro schienale sull'altro lato e vi faccio vedere perché bisogna la tutta la schiena sia di spalle. Le braccia. Anche i reni, tutto, addirittura il bacino sedendosi sopra questo schienale, perché sedendosi sopra questo schienale il bacino diventa più forte e quando uno si siede nelle serie rigide dure.
Non ha bisogno del materassino perché il sedere sarà duro come le pietre, addirittura perché usò le palline sotto i piedi per il massaggio sotto il cavo del piede. Perché quando cammino posso camminare sopra le pietre senza sentire dolore. Ecco perché il corpo. Bisogna martellarlo perché più il corpo diventa sano e perfetto. Ecco adesso abbasso di nuovo solo nell'altro lato il lato sinistro. Proprio sopra la spalla sopra e digito questo braccio alzando più solo più sento la stimolazione nei miei muscoli si può non dire. Ma basta con l'obiettivo dove mi metto a solo questa mano o l'altra io perché vicino. Ma presto passo con obbligo della schiena più presso più il dolore va via presto adesso nella cervicale ci sono tre come è qui. Io però ho ancora questo sistema per fare la io mi alzo con legame storica immagino sopra con la cervicale buona sto massaggiando solo le meraviglie questo il massaggio da solo questo e il massaggio da solo che uno si fa certamente se avete la compagnia di vostra moglie o un qualche figlio vostro, o qualche sorella vostra, qualche fratello vostro vicino. Mentre abbassate vi fa il filmato vi proietta la cinepresa più adeguatamente anche in dove voi lo richiedete di stimolarvi a proseguire. Certamente l'aiuto benedetto di Dio se non sono più andato l'indizio di programmare la vostra guarigione da sola ora solo adesso che abbiamo chiarito prendiamo lo schienale che ho costruito io è semplice da costruire sopra avete addirittura fare largo quando il letto di usare questi legni e la rete. Questi sono tagliati da 2 cm con la motosega sotto questa rete mettete della carta di giornali vecchi se no poi il silicone si incolla per terra fare quando il materasso tutto è fatto se si fa un esercizio sul letto questo non lavora bene come dovrebbe. Perché si sprofonda nel materasso il legno messo non lavora bene invece se fate esercizio per terra come io adesso sono. Vedete si sposta dietro là c'è il massaggio completo le spalle tutto sentire. Posso dire questo? Scoprire le prassi perché collegato tutto nel centro della schiena nel midollo spinale e proseguire cuore e cervello e cervelletto ipitolamo tutto raffigura un sistema vedete il male come sono malati ancora i vostri muscoli non solo stirati alla perfezione e questi prossimi muscoli di perché si blocca e chiusa in questa situazione bloccate perché si blocca un stiramento muscolare vi gioverà alle altre via in tutte le cose che si tratti perché abbia un'infiammazione muscolare. Un'infiammazione muscolare arriva quello che mi è successo a me.
Io sono andato a controllare le mie braccia e le mie spalle da un dottore, mi ha detto lei si deve operare al più presto in un braccio, poi sull'altro, se no presto lei non può usare le braccia neanche per mangiare, ha bisogno di chi gli ciba da mangiare. Ha bisogno di ciò, questo perché avviene un blocco totale di tutti i segnali nervosi e anche quelli che portano ossigeno a tutti i muscoli e le cellule muoiono. Se non vengono ossigenati dal sangue i muscoli si bloccano, vi porto un esempio semplice. Molto semplice, semplicissimo. Lo dico sempre. Questo perché è un esempio, come faceva Gesù ai suoi tempi. Io lo faccio in questi esempi moderni che tu li capisci. Io mentre che lavoro con bussino della ditta lascio la macchina per una settimana e la macchina dopo una settimana che lo lascio il bussino per andare a passeggio con la macchina, appena accendo la macchina in moto metto la le ruote sono bloccati come le ruote in una settimana si bloccano anche dentro due giorni si bloccano, allora anche voi mi dite la tua macchina è difettosa, sì è difettosa come tu sei difettoso con i muscoli. Se tu non puoi alzare il braccio si riduce. Non dolore alla spalla, situazione dolore alla nuca, si cervicale ora al cervello che ti viene mal di testa continuamente, se tu hai un tumore sciatica, se tu hai un male ai piedi, che non puoi camminare. Mentre cammini hai i piedi gonfi, non puoi camminare, anche tu sei fregato, anche tu sei malato, anche tu sei colpevole che non martelli il tuo corpo e non lo stimi. Secondo gli insegnamenti che io attraverso il Signore cerco di pubblicare, perciò adesso ti dico ora metti in vigore tutto quello che ti sto proiettando, la vita vi sto proiettando, la gioia vi sto proiettando, l'avvenire per te, per i tuoi figli e per tutti quelli che ti circondano, perché quando tu guarirai sarai una fonte di benedizione per gli altri. Perché così consigli agli altri quello che io stesso ho consigliato a te. Tieni in esercizio il tuo corpo, massaggilo, fai ginnastica, sport è sia fisica che mentale, ogni giorno devi fare dei calcoli con la tua mente, devi calcolare, devi metterti in calcolo, cercare di comprendere cosa vuoi dalla vita, di impegnarti il tuo traguardo che vuoi raggiungere. Sempre si intende un traguardo cristiano secondo Dio, non andare oltre il comando di Dio, non andare oltre la parola di Dio. Segui la parola di Dio, segui Gesù e segui tutto quello che il Signore vuole donare a te, alla tua casa,
La tua famiglia adesso ti faccio vedere il massaggio ancora il passo primo momento prova vedi questa postura avesse trasformato in questo hai trovato per far capire che mi sto spostando sul lato sinistro. Ecco. Questo piccolino comodo sì quando avrai quello a lettino fatto semplice lo puoi fare anche solo da silicone stesso. Avrai i legni fatti li fai più piccoli. Più stretti li fai più uniti e fare tutto quanto letto con il silicone. Se non vuoi tagliare i legni puoi fare anche con il silicone ricorda di non lasciare punte con il silicone lascia sempre a testa piatta per non farti male all'inizio posso mettere su questo quadro e mi corico tra i legni e la spalla su questo lato e devo abbassare. Ancora un puntino per vederci chiaro adesso di vedere tutto e cominciamo da costruttori. Ecco adesso questo spostato su vedrete si disposto sul lato su tutto sempre solo questi legni nel materassino. Ecco faccio movimenti con le braccia perché girando con queste braccia sopra questi legni di pressione sulle braccia sulla spalla. Braccia spalla. Ricordate altresì silicone completo precedere tutto quanto potete fare vi do con fatto oppure anche autenticato un arco così estorto non si vede tanto volete perché la corte è possibile quando silicone del dopo tre formazioni sia un foglio di carta sotto il silicone. Per terra potete sporcare di meno mentre faccio questo sublime e vi ho fatto notare ciò che io proseguo a fare durante i miei esercizi. Certamente ci vuole pazienza a fare tutto questo ringraziando il Signore tempo di fare ogni cosa secondo la sua volontà. Adesso vogliamo ringraziare il Signore per quello che abbiamo fatto questo pomeriggio oggi il primo giorno dell'anno e Capodanno 1-1-2022 questo pomeriggio lo dedico a tutti coloro che hanno un bisogno di poter guarire completamente da tutti i loro mali che hanno addosso. Ricordate che con questo sistema non avete più dolore nel vostro corpo perché i dolori partono dalle spalle. Le spalle. I reni sono i primi ad ammalarsi quando noi abbiamo guarito le spalle. Le braccia. I reni noi abbiamo guarito le gambe, abbiamo guarito i piedi. Abbiamo la testa, tutto abbiamo guarito perché tutti i comandi, la forza avviene dai movimenti, tutto quello che le spalle capite fanno i movimenti che abbiamo bisogno oggi. Vi ho dato questo stimolo, prendetelo solo di buon cuore. Fatelo al più presto.
Ora voglio lasciare una dichiarazione. Ricordatevi che tutto ciò che io mando in questi video non deve essere come oro colato. Prima di ogni cosa consultate e andate nel vostro medico. Confidatevi con il vostro medico. Il vostro medico vi darà delle pillole di antidolorifici. Dite: ho bisogno delle pillole antidolorifici, e li portate a casa, perché mentre siete all'inizio di questo travaglio, sì, mentre un muscolo si stira porta un po' di dolore. E allora dovete prendere in anticipato una pillola antidolorifici. Perché cosa fa questa pillola se dovrebbe venire un colore? Questa pillola anticipa quel dolore che lo attutisce. E allora ricordatevi che per i primi giorni che fate questo esercizio, prendersi una pillola antidolorifica, perché è importante. I vostri abituati a stiramenti prolungati, e mentre fate questo esercizio una volta vi potreste sentire male, e mentre per la prima volta potreste sentir male, non continuate più, perché abbandonerete l'esercizio per sempre. Avete capito cosa vi sto dicendo? Allora andate nel vostro medico, spiegateci tutto quello che volete fare, gli dite: ho bisogno delle pillole antidolorifici. Vi scriverà un pacchetto di pillole, li terrete a casa 5 minuti prima che fate questo esercizio. Prima vi prendete una pillola di questa a prevenire che ci dovrebbe essere qualche dolore anticipato, mentre fate questi stiramenti di muscoli. Perché poi dopo giorni che passeranno non avrete più bisogno di queste pillole, perché il vostro corpo si va stirando automaticamente senza nessun dolore. Come sono in questo momento, io mi giro su me stesso e non ho più dolore, perché sono abituato, come quando noi camminiamo a piedi scalzi sopra le pietre e non siamo abituati e non possiamo camminare perché ci fanno male i piedi. Specialmente al centro del piede, che noi questo centro non lo usiamo, del piede al centro è molto debole. Capite? Se avrete un sassolino sotto il centro del piede, sentirete dolore. Invece adesso io posso camminare sopra le brice appuntite, perché posso coi piedi, perché faccio queste ginnastiche, mi metto le palle con pizzi sotto i miei piedi. Può solo dire questo, che questi pizzi delle palle che vi ho mostrati con i miei filmati, andate negli altri filmati, uso queste palline coi pizzi, li potrete comprare nelle sanitarie. Prima uso le palline morbide con pizzi morbidi di gomma che il piede si va abituando, poi uso quelli con i pizzi rigidi. Come si mette su sé? Uno non è abituato, vi dà dolori. Invece se avviate e abituate con queste morbide,
Poi arriva con questa rigide, non vi farà molto dolore, così abituandosi può camminare sopra le pietre coi piedi scalzi, senza calzi niente, potrete camminare tranquillamente. Io ho alcuni video che l'ho fatti quando il Signore mi ha guarito il mio piede. Io avevo un problema nel mio piede che non potevo appoggiare il piede per terra perché l'avevo gonfio, l'avevo infiammato e non potevo più riposare nella notte e né di giorno perché il mio piede si era ammalato, infiammato. E allora cos'è successo? È da lì che ho cominciato a invocare il Signore come lui comanda, non ce la faccio più, Signore, insegnami come io possa fare ogni cosa secondo la tua volontà e che possa guarire da questo problema. E allora, mentre che avevo gli occhi chiusi, è coricato. Il Signore mi ha destato dal sonno, mi ha fatto alzare e mi induceva a pressare il piede sopra la caviglia di una sedia. Ci sono le caviglie delle sedie come questa che vedete dietro di me. Questa qua morbida. Ma c'è un'altra che ve la faccio vedere, questa di legno che la vedete accanto, questa morbida sia le caviglie. E allora, mentre ero seduto con un'altra sedia di fronte con le caviglie che sono quelle sbarre che mantengono il piede delle sedie, io ci appoggiavo il centro del piede in questa caviglia, gli appoggiavo e il Signore mi induceva di pressare ancora più forte. Ma Signore, gli dicevo io, ma mi fa più dolore di allora. Io pressavo, pressavo e mentre pressavo mi accorgevo che dopo 4 secondi il dolore diminuiva. Più pressavo, pressavo finché dolore dopo 4 secondi diminuiva e scompariva. La mia mente si è illuminata, una lampadina nella mia mente. Allora sono partito completamente con la terza, non con la prima, con la seconda. Capito che come il dolore del piede si è attutito pressando di più, anche la spalla pressando di più sparisce, il dolore al braccio pressando di più sparisce. Sì, questo è la digitopressione, questa è la salute fisica e con questo anche il cervello, cervelletto, ipitalamo, perché purificando tutte le vene l'ossigeno del sangue percorre la sua via più veloce, libera ossigeno corpo, il corpo ringiovanisce i tessuti del corpo, il viso, le mani, le braccia, tutto il corpo diventa giovane ogni giorno, invece che i tessuti dovrebbero invecchiare ringiovaniscono perché le cellule non si affaticano, quelli che portano il sangue negli organi non si affaticano perché le vene sono libere, non hanno da scalare montagne dentro le vene per passare. A volte la vena si ostruisce con cellule morte che muoiono e queste cellule morte che muoiono usufruiscono il passaggio. Ecco perché si bloccano le vene non facendo sport.
Se non facendo digitopressione, non facendo queste cose, le cellule però piano piano si ostruiscono, il passaggio nelle vene diventano calcare per le vene. Bene, mi sembra per questo video abbastanza. Adesso voglio concludere con una piccola preghiera. Più informazioni che faccio sempre, se qualcuno avverte un solletico nel viso, nelle braccia, nelle spalle, nelle gambe, di tutto questo perché avete delle distonie. Distonie che sono la vostra malattia. Invita a darvi una spinta e proseguite questo cammino di farvi questi massaggi personali, o ve li fate fare da qualcuno che ha capito come far bene. Adesso inginocchiamoci davanti alla presenza del Signore ai piedi di Gesù. Portiamo tutto ai piedi di Gesù, palesando il nome di Cristo Gesù, il figliolo del benedetto in eterno. Vogliamo portare tutto quello che in noi ci disturba, mali, inquietudine, tutto quello che non funziona più, Padre. Noi lo raccogliamo con le nostre mani, come se ci sia all'esterno che all'interno. Vogliamo buttare davanti ai piedi di Gesù tutto, dalla entriamo dalla bocca fino a interno ed esterno, tutto il dolore, difficoltà, le malattie, facendoli fuoriuscire con il pensiero, buttandoli ai piedi di Gesù, ai piedi di Gesù. Visualizzando i piedi di Gesù, ricordatevi che come li buttate e li buttate ai piedi di Gesù, Gesù male non se ne fa, sta aspettando voi che li buttate per portarli a nostro Padre Celeste. Padre Santo, benedici questa umanità, benedici chiunque in questo momento sta cercando di liberarsi da qualsiasi male, tumore, sciatica, dolori nella spalla, nelle braccia, in tutto il corpo. Signore, benedici tutta l'umanità che possono trovare la gioia che in Cristo Gesù. Signore, ancora ora, la mia casa, la mia famiglia, benedici tutti quelli che in questo momento stanno adoperandosi per la tua gloria. Grazie Padre, nel nome di Cristo Gesù, che tu lo hai benedetto in eterno. Amen. Mentre adesso, dopo la preghiera, adesso voglio portare alcune informazioni. È giusto che vi dico come stanno le cose. Sto portando avanti di costruire una grande clinica qui a Darmstadt in Germania, vicino Francoforte. Sono a 30 minuti di macchina, 25 minuti se si fa svelto da Francoforte, il paese dove sono io, e Reinheim 25 minuti da Francoforte, per far capire che sono vicino l'aeroporto. In questo centro di Darmstadt sorgerà una grande clinica di queste cose che io vi ho mostrato. Vedete, non c'è bisogno né di bisturi, non c'è bisogno di coltelli né di forbici, non c'è bisogno di niente per guarire tutta l'umanità.
qualsiasi male perché parte con il cervello psicologico. Perché parte psicologico? Perché noi non presentiamo ai piedi di Gesù tutto quello che ci duole, tutto quello che ci fa male in preghiera. Non portiamo tutto ai piedi di Gesù e allora il nostro cervello cervelletto ipitolamo quando si riempie perché abbiamo un contenitore e una scatolina del cervello come quella scatola nera che mettono sull'aereo che quando si bruciano o deviano o esplodano. Questo è il contenitore che abbiamo noi. Questo contenitore si riempie come con che cosa? Litigi. Bisticci. Collere, nervosismo, qualsiasi tipo di distonia tra amici. Parenti. Moglie. Mamma, tutto ciò che ci disturba, televisione e pubblicità. Là addirittura equivale crescendo in più di tutte le distonie che ci portano gli altri. E la pubblicità sì, il nostro contenitore si riempie perché quando c'è la pubblicità della televisione. Spegnete il televisore e riaccendendolo quando la pubblicità finisce perché quella pubblicità vi porta questa distonia e il 50% in più delle altre cose. E dato che non scaricate ai piedi di Gesù con la preghiera. Queste cose, questo contenitore della vostra mente si riempie e dato che non scaricate. Lui dice sì, tu non lo scarichi adesso, io sono pieno, io ho un comando messo a disposizione, quando mi riempio mi scarico automaticamente e quando questa scatola del nostro cervello. Cervelletto ipitolamo scarica automaticamente, sono cavoli vostri, scusate dico così sporco. Vostri perché lui scarica e dove scarica somatizza una malattia, può essere un tumore a cuore, ai fianchi delle gambe, al cervello, laddove scarica su questo tumore maligno benigno, può essere anche una sciatica, può essere dolori alla cervicale, al braccio. Alla spalla, nella schiena, così avvengono le malattie corporali, non lo sapevate adesso. Ve li ho insegnato a voi medici. Sia voi medici o a specialisti vi. Ho insegnato come vengono le malattie corporali dell'uomo umano e la donna umana. Piccoli e grandi, neonati e anziani. Queste sono le malattie che avvengono attraverso lo scarico psicologico che noi non scarichiamo ai piedi di Gesù con la preghiera. Attenzione, sia la mattina come vi rialzate, inginocchiatevi ai piedi di Gesù e dite: oh mio Dio mio, Gesù, grazie per questa notte di riposo che tu mi hai donato, grazie per quello che tu oggi farai, grazie mio Signore, benedici tutta la giornata che io avrò presente durante tutto il giorno e se ci sarà qualche distonia durante la notte che ho, che a volte se mi sogno perché
se in sogno in semiveglia avrei fatto qualcosa inconsapevolmente, sogno bastando o negativo, perdonami Signore, vedete, si chiede perdono anche per i sogni. I sogni bastanti, i sogni inconsapevoli, i sogni che fa notare il peccato. Perché si può sognare anche un sogno peccatore e noi lo assecondiamo inconsapevole e allora si pregherà anche per quello. Allora mentre siamo in ginocchio la mattina chiediamo perdono, la notte passata incominciamo la giornata sera quando ritorniamo a letto. Pieghiamo di nuovo le ginocchia, ringraziamo il Signore per la giornata che ci ha dato un perfetto riposo durante il giorno e la notte, giorno preghiamo, ringraziamo, preghiamo. Che il sonno sia più placido, più riposante, più tranquillo, più felice. Come se fosse in estasi, sì, davanti la presenza di Dio e di Gesù, che come si è vicino, se uno si accorge, si trova addirittura con la mente lassù. Grazie Padre, nel nome di Cristo Gesù ti ringrazio per ogni cosa, usami, guarisci la mia vita, nella mia casa, nella mia famiglia, benedici ancora tutta l'umanità, Signore, benedici la mia famiglia, i miei figli, mia moglie, benedici tutti i miei fratelli, sia carnale che spirituale. Signore, benedici tutti gli ammalati, i carcerati, i bisognosi, i bambini senza tetto, i barboni, non dimenticherei nessuno davanti a te. Signore, benedici. Abbi pietà di tutto il mondo. Signore, nel nome di Cristo Gesù. Padre, grazie, grazie. Ora l'ultima informazione: come vi ho avvisato, tutto quello che diciamo in questi video che trasmettiamo tutti noi a tutta l'umanità, non prendetela come oro colato. Ma prima andate nel vostro medico e consigliatevi con il vostro medico di fiducia. Sapete, dottore, ho visto un video del fratello Angelo Piccone, ci ho visto un video, persone che tutta l'umanità, mantenendo corpo in travaglio, sforzandolo e per fare questi piccoli sforzi che lui dice potrei avere alcuni problemi. Durante le prime volte alcuni dolori nelle spalle, tutti i muscoli, perché sono tutti bloccati, e allora chiedo un pacchetto di pillole antidolorifici, e in caso delle volte dovrei prendere una pillola, faccio questa seduta di massaggio o distensivo, come insegna lui. Se lui vuole vederli, ci mandate questo video, un video qualunque, dove digita il mio sito www.gesulalucedelmondo.it, il dottore aprirà il sito, trova tutto, e la prossima volta quando dite voi per queste pillole oppure capaci, che comprende subito ora.
Dato che vi ho detto che sto per costruire presto una grande clinica a Darmstadt, c'è bisogno la vostra collaborazione con il Danero. Ve lo dico in spagnolo, l'offerta in italiano, in tedesco Geld Angebote, di offerta volontaria. Se siete guariti per mandare offerta, oppure quando state bene mandate un'offerta, non prima, perché la mandate così tanto per fare un bene per l'umanità. Allora io vi consiglio, prima guarite e poi date un'offerta come quelli che verranno in questa clinica che costruiremo. Prima guariranno, poi daranno un'offerta, tutto gratuito, anche il cibo è gratuito per il tempo che trascorreranno in questa clinica, tutto cibo, sosta 1 giorno, 2, 3, 4, 5, 6 mesi, quando lui o lei vuole stare. Quando guariranno andranno via, c'è posto per tutti, tutto quello che hanno di bisogno in ogni stanza, ci sarà la televisione, io ho già programmato tutto in astrale, ho costruito già televisione, stanza per stanza delle persone che vengono lì, vedo perché io e con l'aiuto di Dio ho costruito nell'astrale tutto, già costruito nell'astrale tutto, come di questa clinica già costruita nell'astrale. Si insegnati anche tu a costruire con la mente tutto ciò che tu puoi costruire nella realtà, e vedrai che o prima o dopo avrai la realtà. La futura clinica del Dio Onnipotente, costruita con lo Spirito Santo di Dio e di Gesù e con la veste e la forza che Dio gli ha donato al fratello Angelo. Amen. Dopo che finiremo questa costruzione di questa clinica, è già costruita nell'astrale, costruiremo il Tempio di Dio a Gerusalemme, è già finito, collaudato nell'astrale con lo Spirito di Dio e di Gesù, già costruito. Ora sappi quello che difatti, un'altra piccola informazione, chi spedisce denaro per offerta di questa clinica, di questo Tempio di Dio a Gerusalemme, menzione nell'offerta dicendo questa offerta per la missione, così non pagate tasse voi e neanche noi, tutto il denaro sa libero in offerta. E chi manderanno fuori della Germania, perché io sono in Germania, e in Germania chi sia in Italia dovete mettere il numero che si trova nel biglietto visita nel mio sito e nei miei profili e nei social work video. Io metto sempre, adesso ogni fine c'è il mio conto bancario con il BIC che manda di fuori, di riscrivere BIC perché dà autorizzazione di passare la frontiera bancaria, e al numero della banca BIC per mandare offerta. Adesso vi saluto nella pace del Signore, Dio ci benedica. 4 baci, 1, 2, 3 e 4, che lo mando a voi, prendetelo. Amen. Perché dove due sono insieme nel centro c'è il Signore, e il mio spirito, il vostro spirito sono due, e Gesù è
immenso tra voi e me. Pace del Signore. A Dio volendo, a presto. Fra poco farò un filmato che dello spirito al più presto. Pace del Signore. Amen. Chiudo.